ragazzi, che serata, David, che serata in apertura di settimana, che serata, di una che volgarità, serata. Gente che rutta, quello che insulta Navalny, l'altro che io sono tanto dispiaciuto per la Perché azienda, sei tanto. Dispiaciuto? Perché sono dispiaciuto per Radio 24, per quello che rappresenta, per quello che ha costruito negli anni, per l'autorevolezza che ha costruito, per le altre colleghe e colleghi che ogni giorno lavorano e provano a dare il meglio, la mattina, il pomeriggio, la sera, con le grandi trasmissioni che ci sono, i grandi momenti di informazione, l'amico Nicoletti, Milan, alla mattina l'amico Spezia, e tutto questo viene rovinato con due ore di trasmissione dove c'è gente che rutta, viene insultato Navalli, e viene dato un encomio al generale Vannacci. Generale Vannacci, in questa trasmissione ha ricevuto da parte tua più medaglie di quante non abbia ricevute nel corso della sua incredibile carriera. Quelle ne ha, ti rendi quelle conto? Ne ha, questo ne è ha, sicuro. Quelle è ne sicuro. Ha. Quelle ne ha, quelle io sono ne dispiaciuto ha. Per l'azienda e voglio chiedere scusa a tutti i colleghi uno per uno, da chi va in onda la mattina alle 7 fino a chi va in onda a mezzanotte, uno per uno, io vi voglio chiedere scusa, colleghi e colleghi. Chiedi scusa di cosa? Di essere in onda? Voglio chiedere scusa. Chiedi scusa di essere in onda. Sì, perché mi dispiace sentire quello che rutta, quello che dice che la terra è piatta, quello che vuole essere invaso da Putin, io non so neanche la negretta amica di Vannacci, ma è una roba schifosa, dai. Una roba pazzesca. Ma abbiamo pazzesca. Con noi un grande ritorno direttamente da Padova. Per la prima volta o seconda negli studi di Milano, una vera e propria Trump girl, moglie di un militare americano, dunque posizione molto controversa, Michela Morellato. Applausi. Grazie, buonasera, grazie. Eccoci qui, entrata trionfale la signora. Rovinavo pure la ciliegina sulla Stati torta d'America. Esatto. Roviniamo pure gli Stati Uniti, che sono un grande paese ancora, un grande paese. No, è un grande problema, ma Trump tornerà. Ah, tu dici che Biden è un problema. Tu come lo consideri Biden? Uno scorregione? No, Biden è un rincoglionito. È un morto che cammina. Ma è un rincoglionito dal punto di vista. Ma il marito è nell'esercito. Sì, ha dei problemi. Ha dei problemi. È senile, come si può dire. È anziano. E deve andare. E secondo me succederà un colpo di scena. Vediamo. Cioè, che colpo di scena? Non ci faccio le sue previsioni. Tra due o tre mesi. Da politologa, diciamo. Metteranno Gavin Newsom o la Michelle Obama, perché lui non ce la può fare. Lui non ma lei come lo considera? Faccia un po' la Morellato, non faccia la democristiana analista. Certo, come lo considera? Mi vergogno che mio marito servi questo presidente e mi vergogno. Mi vergogno. Infatti, io non ho ancora chiesto la cittadinanza americana perché mi vergogno di diventare americana sotto il presidente Biden. No, me la danno. Voglio quando tornerà Trump, novembre 2024. E tra l'altro, oggi ha anche vinto. Sì. Oggi ha vinto. Beh, penso, in realtà, no, il Colorado. No, ho capito, però ha vinto nel senso che i giudici hanno deciso che potrà correre, diciamo, certo, alla Casa Bianca. Ma io pure vittoria. Faccio il tifo per Trump. Lei però si vergogna in questo momento per l'America, che è la sua seconda patria, è la patria di suo marito, diciamo la verità. Certo, esatto, mi vergogno, è un declino più totale e infatti molto spesso ho ricevuto anche delle chiamate dalla Russia, non so se sapevi queste ultime cose. Chiamate? Sì, attenzione, attenzione, questo è gravissimo. Ma no, Parenzo, lei magari non è mai stato un soldato americano, senta, gravissimo. Ma questa è la libertà, democrazia. Io sono italiana. Mi faccio dare ordini da Zelensky. Con chi cazzo devo parlare? Parlo anche ma con gli i russi. Stanno ma gli Stati Uniti non me ne frega un cazzo. Ma i nessuno. I soldati americani stanno finanziando. Ma non è vero. L'America sta finanziando, ma non è vero. Non sono. No, non è vero. Oh, lo molleranno. Mia, pure quest'altra scombinata. Ma no, mamma no. Mia, tra due mesi diranno se gli danno questi soldi o no per continuare. Dunque, non riceveranno soldi. Lei glielo garantisco. Io lo garantisco molto bene. La signora Morellato può sembrare così sempre Davide eruttante. Romano mi chiede cosa ha votato questa trampiana in Italia, cosa ha votato? È una grande delusione perché avevo votato Paragone che purtroppo però appunto, non è entrato in Parlamento. Non è entrato in Parlamento. Esattamente, invece perfetto. Voterà in maniera convinta per il generale Vannacci. Oppure Vannacci, voterà Vannacci o no? Non lo so perché se va con la Lega non so se... Non lo so perché non mi fido tanto. Però lei non è molto lontana dalle posizioni del signor Putin. Lei ama la Russia, diciamo la verità. Ma io amo tutti i paesi del mondo e sono pro italiana. No, io... ma lei è Putin, non le sta antipatico. No, tra non Putin mi e Zelensky, chi preferisce lei? No, ma per me non è così, signor Parenzo. Non è proprio quello come che non ci racconta. Ma cavolo, ci hanno preso per il culo. Fino è oggettivo alla... che è così. Non è una dittatura. Non se è lo così. Spiegare dal suo soldatino. No, ma il mio soldatino, ma non è
pieno di corna, non si preoccupi. No, no, quello, un cornuto di primo livello. No, questo non si può dire. Cornuto di primo livello. Questo non si può dire. Questo non si può dire. Questo non si può dire. La signora Morellato non mette le corna assolutamente al marito. Questo l'abbiamo appurato più volte. Ma no, perché io al contrario suo, Parenzo, ho scopato tanto nella vita, non ho bisogno di cornificare mio marito. Adesso non so lei quante fighe ha visto nella sua vita. Io ho visto tanti bei cazzi. Questo è interessante. Vabbè, siamo tutti felici. Esatto. Siamo tutti felici, ma andiamo subito alla notizia all'Ansa. No, okay. Luca, avendo all'età di quant'è? 30? 7. Ah, 37 anni, tu dici non ho bisogno di tradire Adam. Esatto. Adam 24 esatto. Centimetri, ti ricordi il collegamento? Non vorrei offendere la radio ancora una volta, caro Parenzo, con la parola 24. Questa è Radio 24. Sì, nulla quello a che è vedere Adam con 24. Sì. Del supposto pene del marito. No, questo lo sappiamo. Della tu signorina. Dici, ho visto tanti di quei cazzi fino a te, esatto, che non ho bisogno di te ormai. Esatto, ma e me lo dà così bene. E poi facciamo dei giochi anche un po' razzisti ultimamente. Ma in che senso giochi razzisti? Perché praticamente ho scoperto che anche noi italiani, nella visione degli americani, non siamo bianchi. L'ho scoperto da poco questa cosa, informatevi. E praticamente mio marito delle volte mentre mi scopa mi dice calma, mentre ti tromba, cioè che dice tromba, come on Guinea. Yes, Guinea è il porcellino d'India, perché noi ai tempi eravamo messi come alla pari dei negri. Tu stai dicendo mentre ti tromba tuo marito dice come on Guinea. Yes, cioè, and I love it, io amo il razzismo, mi diverte il razzismo. Ma sì, io perché dobbiamo essere liberi anche a letto. Se ci sono questi giochi che io sono la schiavette, ma lui l'americano come vi pare, perché è la verità. Ma aspetta, a quello che volete, che me ne frega a me, a quello che giocate voi. Però è molto interessante. Che gliene frega al direttore di Radio 24 di quello che giocate voi? Signor Parenzo, sappia che noi siamo una colonia americana e una sua concittadina si fa scopare da un americano mentre mi chiama Guinea e io godo. Però attenzione, questo è molto divertente. Tu dici che a te divertono, diciamo, le gag razziste, che oggi non si possono più fare in America, figuriamoci. Abbiamo letto quello che è successo in università americana. La propria casa. Ma perché come on Guinea è una cosa razzista? Perché si riferisce a che cosa? No, penso che sia il porcellino d'India. Al tempo, quando arrivavano i barconi con gli italiani, anche con i neri erano già ormai lì a fare gli schiavi, raccogliere il cotone, però anche noi siamo arrivati subito dopo in quel periodo e anche noi eravamo messi no cani, no negri, no italiani. E dunque? E dunque c'era questo gioco così razziale che chiamava WAP, che vuol dire without a paper. E tu quando trombi con lui ti dice come on Guinea. Ma qualche volta facciamo questo giochetto, mi picchia un pochino. Molto bene. Questo dai piccoli episodi di casa Morellato si riescono a capire tante cose. Anche la tua avversione nei confronti del politicamente corretto e di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Ma perché non va a lavorare sta signora? Ma perché me lo posso permettere? Perché sono stata furba nella vita e ho sempre messo la mia vagina al punto giusto. Sa signor Parenzo che io non ho neanche OnlyFans. Troppo tempo libero. Sì, che però è vero, se lei avesse OnlyFans con le tette che ha guadagnerebbe 30.000 euro al mese, diciamo la verità. Sì, ma però non mi interessa. Voglio parlare con lei di politica e geopolitica. No, politica e geopolitica. Mi citi questa cosa qua. Mi citi questa cosa qua, che lei è molto avvelenata per questa cosa qua. Sì, praticamente oggi. No, ma mi dica una cosa prima. Sì, no, mi dica questa cosa di Vannacci. Secondo lei dire che una persona ha un colore della pelle diverso e dunque non appartiene al ceppo italico, una cosa razzista? No, è la verità. È la verità. Secondo me è la verità. No, ma ho capito, ma scusa una cosa, è la verità. Noi siamo italiani, è un discorso culturale, però poi non è che c'è un problema. La Sylvie Lubamba è italiana, poi cos'è che ha detto la fisionomia del il volto non è il volto che caucasico, ha Giuseppe il ceppo caucasico, ma negroide. È negroide, ma pure i siciliani sono mezzi mescolati con i normanni e un po' di arabi, però è venuto fuori un mix italiano, no? Ma tu la pronunci la parola negro ogni tanto? Vai in America è impossibile. No, in America è offensivo, America. È un'altra cosa. Giustamente. Sì, no, ma non giustamente l'ho mai detto in americano. In americano nigger. Perché è un'altra storia, un'altra storia. No, fermi è tutti, la stessa fermi tutti, storia, fermi è la tutti, stessa. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Le promozioni